Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi location molto particolare perché siamo nel mio bagno e soprattutto sono tutta completamente struccata. Perdonatemi per la faccia, ma il video che andiamo a fare insieme oggi appunto lo richiede, quindi chiedo scusa fin da subito. Comunque oggi andiamo a realizzare una pulizia del viso completa dal primo passaggio all'ultimo. E appunto andiamo a vedere quali sono realmente gli step che vanno fatti e qual è l'ordine in cui vanno fatti. Quindi cominciamo con la nostra pulizia del viso. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video, se volete vederne degli altri o semplicemente per sostenermi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Dunque, primissimo passaggio è la pulizia del viso. Ci si va a struccare completamente e nel caso siate già struccati, si va comunque a fare una piccola pulizia del viso utilizzando dell'acqua micellare oppure del latte detergente. Il latte detergente che utilizzo io ormai da secoli è quello che preparo io. Vi lascio la ricetta qui. Ed è appunto un latte detergente che utilizzo ormai da secoli, mi trovo benissimo, faccio sempre la stessa ricetta. Magari a volte l'unico cambiamento che faccio è quello di aumentare o diminuire la dose dell'olio all'interno del prodotto, appunto in base alle stagioni. Qui ci sono i miei dischetti riutilizzabili, che sono fatti 100% cotone. Lo vado ad inumidire un pochino con un po' d'acqua. E poi verso anche il latte detergente. Mi stavo dimenticando che devo raccogliere i capelli, altrimenti faccio un casino. Ok, ho fatto anche la coda, adesso vado a pulirmi il viso. Ora prendo il mio panno magico in microfibra di bambù e con questo vado a sciacquare il viso con dell'acqua calda. Non ne tolgo troppa di acqua perché comunque il viso lo devo sciacquare. Questo qui è l'ultimo passaggio, infatti toglie via tutto, 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 tutto ed è uno dei miei prodotti per la pulizia del viso preferito. Ve ne ho già parlato anche tempo fa e continuo ad avere la stessa identica idea. La pulizia del viso, cioè il primo step, è molto importante perché comunque si va a preparare la pelle ai passaggi successivi e la pulizia del viso farà anche in modo che abbiano un effetto migliore, appunto, perché la pelle è pronta per i vari trattamenti. Come prossimo passaggio c'è la sauna del viso. La sauna del viso è importante perché si vanno a dilatare i pori e quindi si prepara ulteriormente la pelle. Mamma mia, che faccia, io devo fare tutto il video con questa faccia qua. Comunque si prepara ulteriormente la pelle alla pulizia del viso. La dilatazione del poro serve appunto per rimuovere più efficacemente tutte le impurità che penetrano attraverso la pelle. Per fare la sauna basta utilizzare dell'acqua molto molto calda. Ho preparato la mia ciotola con l'acqua bollente. Adesso vado a versare anche gli altri ingredienti. Comunque vado ad aggiungere questa bustina che è con lemongrass, rosmarino, finocchio e coriandolo. E poi vado ad aggiungere 4-5 gocce di quest'olio. E per ultimo aggiungo anche un cucchiaio di bicarbonato. A questo punto io sono costretta a farlo in questa posizione, voi fatelo in una posizione più decente e sto 10 minuti con il viso sull'acqua calda.
Benissimo, passaggio numero 3 è l'eliminazione dei punti neri, che si può fare in modi diversi. Un metodo è quello di farlo appunto manualmente o con gli attrezzi appositi per la rimozione dei punti neri. L'altro metodo è quello di utilizzare i patch appositi, quelli che si appiccicano al naso, ovviamente, e in alternativa, se non avete grossi problemi, si può utilizzare anche lo spazzolino da denti oppure degli scrub. Dunque, io per questa volta ho scelto di utilizzare dei patch già pronti. Si possono preparare anche in casa, ma non ho ancora trovato una ricetta che mi soddisfi a pieno. Ne ho provate tantissime, ma ancora non ne ho trovata una che mi piaccia. Quindi, se ne avete una da consigliarmi, lasciatemela scritta qui sotto. Io nel frattempo, io per oggi utilizzerò ancora quelli e non uno dei miei esperimenti. E per farlo vado ad inumidire la pelle della zona T. Molto bene, dopo aver perso ogni dignità in ogni mio video praticamente, aspetto che i patch si asciughino e poi andiamo a toglierli assieme. Dunque, ho aspettato che si asciugassero tutti i vari cerotti. Fatto niente, sinceramente. Ok, andiamo a togliere la colla. Questi cerotti facevano proprio pietà. Dunque, anche questo passaggio è finito, il prossimo sarà quello di eliminare le cellule morte con uno scrub. Per quanto riguarda lo scrub, non mi dilungo troppo perché comunque ve ne ho parlato un milione di volte. Anche qui vi lascio sul pallino informazioni un video dove vi ho parlato solo ed esclusivamente degli scrub, quindi non ve ne parlerò ancora. Comunque lo scrub serve per rimuovere appunto le cellule morte, per rinnovare la pelle e appunto rimuovere la sporcizia più in profondità. Insomma, è uno di quei passaggi che io amo di più tra tutti. E anche oggi in questo video andremo a preparare uno scrub insieme. Dunque, per preparare questo scrub vado a versare nella mia ciotola un cucchiaio di bicarbonato, due bustine di tè verde, un cucchiaio di gel d'aloe, no, un cucchiaio di gel d'aloe, appunto. E un cucchiaino di olio vegetale, l'olio di jojoba, l'olio di cocco, l'olio di mandorle, quello che preferite. Molto bene, a questo punto mescolo tutto. Il mio scrub è pronto, a me piace sempre molto molto denso. Se a voi piace un pochino più liquido, potete aggiungere dell'altro gel d'aloe. Mi sciacquo. Dunque, prossimo passaggio, e anche questo è uno dei miei preferiti, è quello della maschera viso. Oggi non ne andremo a fare una in questo video perché ne devo usare una che mi ha regalato la mia mamma per Natale, quindi è ora che la utilizzi. Quindi per oggi niente ricetta, però sempre qui nel pallino informazioni, ma poi vi lascerò tutto anche giù nell'info box, potete trovare altre ricette da fare al momento, insomma, come maschera viso al posto di quella, che io uso oggi, insomma. Sempre per quanto riguarda la maschera, dovete scegliere quella che più si adatta all'esigenza che ha in quel momento la vostra pelle. Quindi una maschera nutriente se ha bisogno di essere nutrita, una maschera idratante se la vedete un po' secca e spenta. Quella che uso io oggi è questa, che appunto, come vi dicevo prima, me l'ha regalata la mia mamma per Natale. Mi dice che è una maschera all'acido ialuronico, che ha un effetto crio
terapico. Quindi andiamo a provarla. Ne ho tantissime qui da provare in realtà. Non so se volete provarle insieme a me in altri video. E queste sono quelle di Lidl. Questa è l'Aqua Mask, questa è il Q10 Mask e poi di là ne ho altre. Insomma, se volete le proviamo insieme. Sempre fatemelo sapere giù nei commenti. Questo è quello che c'è dentro. Vado ad aprire la parte con gli occhi e la bocca. Là. E ora comincio ad applicarla partendo, direi, dal basso. Credo che dopo che l'avrò applicata non potrò più parlare, quindi ci vedremo direttamente passati 10-15 minuti. Ottimo, sono passati circa 20 minuti, la maschera si è tutta seccata, è freddissima, altro che effetto crio, mi sembra di avere la faccia nel congelatore. Andiamo a toglierla. C'è scritto che nell'eventualità ci fosse qualcosa di continuare a massaggiare finché non si fosse assorbito tutto. In realtà è già tutto assorbito. È proprio una bella sensazione in realtà. Mi sento la pelle morbida. Purtroppo la parte della zona degli occhi non l'avevo coperta bene, però mi sono rimasti, diciamo, questi patch che avevo tolto dalla maschera, che era quella degli occhi, quindi volendocela potrei rimettere qualche minuto. Ma sì, dai, ci rivediamo tra poco. Quindi, dopo aver aggiunto un altro passaggio che in realtà a cui non avevo pensato, però in realtà è molto importante, fatto anche questo, a questo punto tolgo anche la maschera. Per quanto riguarda il contorno occhi, così adesso è bello idratato anche qui sotto, sono molto molto contenta. Io il risultato lo sento e mi vedo anche con la pelle più luminosa, più pulita, non so, devo dire che questa maschera mi ha stupito. E ultimo passaggio, allora, tonico, crema per il viso, crema per il contorno occhi ed eventualmente un siero. Quindi, iniziamo con il tonico. Quindi vado ad utilizzare il tonico rivitalizzante dell'Angelica. Attendo che si asciughi un paio di minuti. Dopodiché passo al contorno occhi, questo qui è il contorno occhi Sensitive Eye Cream di CN. Lo ne applico tanto in modo da poter coprire tutta la zona dell'occhio, insomma, non solo qua sotto, ma anche qua in parte alle tempie. E anche sulla zona delle palpebre. Quando applico la crema, i sieri e il contorno occhi, mi piace anche realizzare un piccolo massaggio alla pelle in modo da riattivare la microcircolazione, e per fare questo mi piace anche utilizzare questa spazzola per il viso che avevo ricevuto per una co collaborazione che però a distanza di anni continuo a utilizzare perché mi piace un sacco. Ok,
Adesso passiamo alla crema viso che è qui. Se sento la necessità utilizzo anche un siero prima della crema, ma oggi in realtà dopo aver fatto la maschera mi sento la pelle davvero perfetta, quindi credo che non sia il caso di mettere altro. E come crema viso utilizzo questa qui di Sienna, alla melissa e amamelide, che è la prima volta che utilizzo, quindi di questa non posso darvi un'opinione appunto perché non la conosco. Se volete, tra un mesetto posso farvi una review sul canale, quindi casomai me lo fate sapere sempre giù nei commenti. Il profumo è pazzesco, però quello che lo posso già dire adesso è buonissimo. Ottimo, e continuo insomma a massaggiare la crema e le varie creme, sieri, eccetera, finché non si è tutto asciugato. E cosa importantissima che mi sono dimenticata di dirvi, alla fine anche l'idratazione delle labbra, mi raccomando. E niente, con questo è tutto. Io rimarrò così oggi perché mi piace questo trattamento, mi è piaciuto un sacco, insomma, mi sono dedicata un po' di tempo per me questa mattina. Con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Rispondete qui sotto nei commenti a tutte le domande che vi ho fatto nel video. E noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao! Ci sono anch'io qui. Ciao!